Salve a tutti amici, in questo video vediamo la modalità Night Shift Mode introdotta in iOS 9.3. Quindi ho spento tutte le luci e ho lasciato solo quella dalle pad per mostrarvi direttamente il cambiamento della temperatura. È una modalità che va a cambiare la temperatura del colore, aumenta i toni caldi e riduce quelli freddi. Perché questo? Perché durante il giorno, ovviamente, i toni freddi fanno molto comodo perché il nostro corpo deve comunque essere attento, la nostra attenzione ci deve essere, noi dobbiamo, non lo so, lavorare, fare le nostre attività, ma durante la sera, dopo il tramonto, il nostro corpo non dovrebbe vedere su schermo questi toni freddi perché continua a rimanere attento e ostacola il nostro sonno, incluso tutta una serie di cose. Quindi Apple ha deciso di introdurre questa modalità che possiamo attivare e vediamo subito di cosa si tratta. Allora, impostazioni, schermo e luminosità. Qua c'è la nostra luminosità, adesso io la riduco qua così vediamo bene. Ok, e adesso vedete Night Shift che di base è disattivato in questo modo, quindi è sul no. Andiamo qua e mettiamo ho programmato abilità manualmente fino a domani. Adesso metto l'abilitazione manuale per mostrarvi il cambiamento, quindi facciamo così. Vedete che la temperatura cambia, possiamo aumentare i toni caldi. Vedete questa temperatura più calda, più aranciata e più rilassante, è come il tramonto, diciamo così, quindi il nostro corpo, sicuramente i nostri occhi si stancano meno e se noi siamo, non lo so, nel letto, stiamo vedendo qualcosa sulle pad, in questa modalità sicuramente dormiremo meglio, di una modalità con riduzione toni caldi, quindi come abbiamo impostato il nostro iPad, quindi toni più freddi. Quindi possiamo abilitarla manualmente o possiamo togliere la spunta qua e darla in programmato. Quindi possiamo programmare da una certa ora alla fine, quindi dalle 22 alle 7 del mattino per dire, o possiamo cambiare, quindi dalle 22, non lo so, dalle 19 fino alle 7 del mattino va bene, personalizzato, oppure dal tramonto all'alba, quindi si regola direttamente lui e dal tramonto all'alba ci sarà questa modalità che sarà su il tono di temperatura di colore più caldo di quello di base dell'iPad o dell'iPhone. Quindi Night Shift Mode, un'ottima modalità per iOS 9.3. Un saluto a tutti.